E benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video. Comunque quest'anno il video comincia da fine fiera del primo giorno, quindi ragazzi benvenuti in questo nuovo video al Carpitaly 2024. E siamo arrivati al Carpitaly. Come vedete dietro di me qua c'è l'entrata e assolutamente c'è una nebbia che mezza basta, come l'anno scorso, vero come Arianna? L'anno scorso, sì. Come l'anno scorso. Tra poco entriamo e andiamo a vedere un po' di novità. Prego. Prego. Grazie. Entrati, siamo entrati e adesso facciamo un giretto. Oh, ma buongiorno! Buongiorno Carlo. Come stai? Bene. Dopo faccio un giro. Sempre di ma è normale, è normale. Mi piace. Ma ne abbiamo diversi, quindi sono per tutti. Dimmi, così dai pulino al... Ma il pupazzo, vedi, l'ha visto, eh? Abbiamo appena visto l'intervento della Laura di Fishing Academy. Adesso c'è la Fitchas che sta parlando. Vedremo dopo cosa andranno a dire. E cominciamo a fare un giro per tutta quanta la fiera, dato che abbiamo visto un po' com'era. E adesso vi porto a vedere un po' di novità. Sullo stand qua di Tempo Libero Sport abbiamo Starbates e Nash. Ed è enorme. Come sempre le mitiche Hot Demon qua presenti di Starbates, che io continuerò a consigliare. Ho Demon pallina all round senza proprio mezzo pensiero. Dai che ti lascio uno sticker. Niente, prego. Ciao. Cosa osservi questa volta, Arianna? Arianna curiosa come ogni anno. Gommone qua, enorme. Per i gommoni però andiamo a vedere dopo di là. Snug, che minchia ragazzi. Li abbiamo provati e tanta roba. Cosa cerchi, Arianna? Cosa cerchi? Morbidoso, sì. Cavolo, che figata. Come dice Arianna, questo sì che ti tiene caldo, una pecora. E qua un botto di roba della Nash, di tutto e di più, come anche tutti quanti i prodotti nuovi. Abbiamo anche tutta la nuova, il nuovo vestiario di Nash, da una parte e dall'altra. Ovviamente tutto lo stand Nash è gigantesco. Questa è la Titan 1 Pro, quella che Arianna ha appena puntato. Da notare che Arianna è alta 1,83 m e entra perfettamente in piedi. Niente da dire. Approved. Se Arianna dice approved, allora bisogna comprarla. Eccoci qua, ancora da Nash. Questa è la culla che ho preso da strapoco e assolutamente ve la consiglio. Tanta, tanta roba. Grande Nash. Poi invece abbiamo il nuovo gommone. Devo dirlo, raga, sembra davvero carino. Ultimo, ma non per importanza, ragazzi, il fantastico gazebo della Nash che noi abbiamo provato. Ed è tanta di quella roba che mezza basta. Qua, ragazzi, tutte le dimensioni. È una roba gigantesca, adesso ve lo faccio vedere da fuori. Guardate che roba. Gigantesco. Gigantesco. Ovviamente si possono collegare le varie tende all'esterno, dato che è apribile dappertutto. Siamo arrivati anche qua allo stand di Angry Carp Particles, e avevamo già visto io e Carmine in un evento qui, siamo stati ai laghetti del Rosario. C'è di tutto, ragazzi. Abbiamo particles dappertutto e qualsiasi tipo. Proveremo, perché questa azienda mi ha incuriosito davvero molto. Siamo qua con Alex, con un'azienda nuova al Carpitaly. E Alex, raccontami un attimo che cosa fate, perché io vi ho già visto all'ultimo evento. Se mi fai una panoramica veloce, ti ringrazio. Siamo un'azienda nuova, siamo partiti da poco. Principalmente granaglie cotte, da poco anche le boilers. Quindi un po' di tutti granaglie cotte. Ho visto che avete Tiger. Un po' tutte le granaglie che puoi trovare. Tutto praticamente sul carfishing, diciamo. Bello, molto bello. In bocca al lupo. Assolutamente. Continuo il mio giretto e magari più tardi torno, vediamo un po' cosa. Adesso vi faccio vedere qua tutti un po' i vari prodotti che hanno. Si parte dalle granaglie, tutte quante ovviamente cotte, sminuzzate. Le nuove boilies che hanno appena messo sul mercato, con tre nuovi gusti, che sono i gusti poi del dip. E tutte poi le altre varie granaglie, canapa, tiger, mais e un po' di tutto. Molto, molto interessante. Qua abbiamo tutto lo stand di Shark. Adesso infatti vado anche ad acquistare lo starter pack, che sono abbastanza curioso di provare poi le palline, dato che ho già provato un po' di roba di Shark. Vediamo un po' cosa si può fare con lo starter pack. Banana ananas. Palline, tre di innesco, hai stick mix. E hai tutono. Ok. Sale, vedete il gusto. In più hai 5 tipi di pellet, hai micro pellet da vanotti, che sono molto più concentrati e catturati. Che le danno le carpe pronate per farle prendere. Sì. Quindi okay. Hai una roba che ha due marce in più rispetto a qualsiasi altra cosa. Abbiamo preso la starter pack, sono curioso. Adesso ci fermiamo un attimo qua anche dallo store di Fishing Academy e vediamo cosa ci tirano fuori. Abbiamo tutta la linea di S-Line, ragazzi, anche questa linea, tanta roba. Io ho provato le Air e le Fire e anche questa azienda ovviamente assieme a Catran qua ve la consiglio. E
spice e acido butirico, buono, molto molto buono, buone buone. È un blend di quattro spezie: coriandolo, epicene, paprika dolce e pepe, con una punta di acido butirico. Molto molto buono. E qua sono le presentazioni giù in acqua, una volta messi giù gli stick, tanta tanta roba, bello, molto bello. Mi sa che adesso acquisto le dark e le proveremo. Come dice la scritta, guarda qui. E sì ragazzi, questo è il filo Synapse Neon, che è quello che monto anch'io e che ho consigliato tempo fa. Raga, tanta roba, anche questo filo qua, Catran S-Line, quest'anno può essere un'ottima scelta. Allora siamo anche qua da Scat Bait, mi hanno fatto assaggiare una nuova pallina, adesso vi faccio un giro in generale dello stand. Questa pallina secondo me funziona, funziona a naso, così funziona, sarà da provare appena disponibile. Abbiamo tutto lo stand ragazzi, super fornito. Di questo ne parleremo. E ciao a tutti ragazzi, ho rubato anche questo canale. Allora, questo è l'angolo paglie. Adesso seguiamo assolutamente Carmine, perché Carmine ci guiderà. Io sono la guida spirituale di tutto il mondo e l'universo, l'universo, a far l'amore in tutti i luoghi, in tutti i mari. Mamma, perché ogni volta in un video nostro c'è tanta di quell'ignoranza? Sì, è vero. Qua abbiamo i ragazzi con le particles. Esatto, i loro prodotti, e a me mi è rimasta impressa una famosissima fioccato di tiger. Fioccato di tiger, sì. Pauroso. Spettacolo veramente. E siccome nel video che avete già visto sul Catfishing World, proprio vale la pena acquistare. Infatti, infatti. Volevi. 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 Perché sto odorando il microfono? Non lo so. Ho sbagliato, scusate. Aglio. Allora, qua io ho appena preso lo starter pack. Ah, ok. Interessante. Cioè, che pellet, micro pellet. Sì, qua abbiamo una nuova pallina di S-Line. Siccome Alessandro mi sta proponendo così questa, sì, di, sì, odorare questa pallina, sì, andiamo a provarla. Qui sei sullo stand di Catran e S-Line. Ok. Qual è quella nuova, Alessandro, perché sei pratico? Allora, la nuova è la Dark. È quella là, la prima che hanno messo qua. Questa qui su? Esatto. Posso? Spero che ti piaccia il piccante. Mi lecco anche le dita. Buono, buono, che dici? Sì. Beh, Dio, mi verrà una cagarella dopo, sicuro. A spruzzo! Andiamo a fare un altro piccolo aperitivo in qualche altro stand. Andiamo a provare qualche altra pallina. C'è un po' i chicchini. Senti che buono. Allora, care aziende che quando mi vedete dite dai, assaggia la pallina. Non ditemelo, perché io lo faccio. Esatto, molto semplice, ci sta. Allora, andiamo da Nash, sì, e Starbite. Starbite, indovina che cos'ha? Beh, hot Demons, yeah. Ovviamente, sempre e solo Demon. Quella pallina è in Hot Demon ed SK30 sono una delle due palline della casa di Starbite più nominate, più gettonate da tutti i carpisti. Non l'ho mai provate? No, forse le SK30 scadute, ma le ho provate e devo dirti che tanta roba, entrambe tanta roba. Seguiamo Carmine in questo intento. Così? Ok, a parte a fare il coglione, come, sì, succede sempre. Oh, se l'anno scorso mi vergognavo a fare i video a fare il coglione per carpitali, quest'anno neanche proprio per non un cazzo. Non c'è nessun problema, Carmine, siamo in due quest'anno. No, quest'anno zero pietà proprio, non ho vergogna e paura di nessuno. Questo qua è un B&B in centro a Gonzaga. Roba leggera, normalissima. Un perfettissimo appartamento, ci sto dentro in piedi. E benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video. Qua abbiamo tutto l'abbigliamento tecnico. Tutto l'abbigliamento Nash, che come sempre... Le ciabatte, sì, da io da possessore posso dire che queste qua sono fantastiche. Grande legno. Sì, ho visto, ma eri impegnato, ho detto aspetta che facciamo un giro. Infatti, basta. Mi hanno detto che è venuto a cercare, ma ho detto ho fatto un giro al volo. Ma... Certo, hai il telefono? Vai, siamo qua. Prego. Qua vi presento anche Ilenio, un altro content creator su YouTube. Carmine diventa videomaker improvvisamente. Sono uno youtuber. No, col mio canale. È vero. Ditemi quando ci siete. Grandi Ilenio e grandi ragazzi. Non so se ti sei accorto, ma dietro di noi c'è l'uomo più importante di Nash. Esatto, e non sono io, stranamente. Quell'uomo lì... Penso che sia uno dei carpisti più folli e allo stesso tempo determinati che abbia mai, sì, visto su YouTube. Sì, 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 sì. Qua abbiamo anche tutto il team praticamente. Tutto il team qua, sì, della Nash. Sì. Qua c'è Alan Blair che sta facendo vedere tutti i prodotti. Vai Alan. Ecco. Buongiorno a tutti. Sta facendo vedere tutti i segnalatori nuovi. Non sono mica IR3. Da possessore, esatto. Tanta roba. Nash, se vuoi, noi dove siamo? Esattamente qui. E tu qui. Dove sei? Qua. Qui. E alla fine dove siamo noi?
qua. A posto. A posto. Tanta roba, ragazzi, lo stand di Nash, sempre tanta roba. E devo dire che Nash continua ad andare avanti, sei all'avanguardia, sempre avanti, avanti, avanti. Sì, 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 sì. Ogni anno caccia dei prodotti sempre di più a un certo livello. Esatto. Che non è una cosa da sottovalutare. No. Ultimamente sto usando molta minuteria loro. Sì. E gli sto dando sempre di più fiducia. Io ho provato anche gli ami e devo dire siamo sopra, siamo sì, avanti. Sì, 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 siamo sì. Avanti. Posso fare tipo Giorgio Mastrotta sulle brand? Vai. Così. A quanto la vendi? Non c'è, aspetta, il prezzo è? No, 43 euro e so il cuscino, 43 euro ne prendevo 18, ne prendevo di sì. Non lo so, costerà 2 io la rivendo a doppio. Euro. È un'offerta. Sì. Se questa la pagate 1000, a me dovete 2000. Semplice. Perché sono tu, è questo, il base allora, camp. Allora, diciamo, il base camp, bello, comodo, funzionale, tutto quello che vi pare, ma a mio avviso per chi pesca in libera fai molta fatica perché certo, c'hai praticamente certo. 45 metri quadri da portarti indietro. Ed è... Però a livello invece gare, ad esempio, su luoghi, eccetera, eccetera, sì, sì. Uno di questi per due persone a posto. Cioè, tanto c'hai quella domenica che dici, ma sai che ti dico, oggi non vado a prendere un caffè al bar, spendo 1000 euro di gazebo e lo prendo qua, a posto. E sei a postissimo. Ed è la cosa migliore da poter fare. A posto. Io direi di andare avanti, proseguire presso il secondo stand, sì. Padiglione, cazzo dico che stand. Raga, un botto di gente. Dove vendono le carpe a peluche, dove quando non fate pesci dite no, ma il pesce non mangia, potete avere le carpe di peluche così togliete sta puttanata che no, no, non mangia. Adesso siamo arrivati vicino a Scat, che prima abbiamo assaggiato. Che io ho mangiato una palina intera alla segreto. Alla segreto, buona, buona, sì. Devo dire particolare perché è l'unica sul mercato di quel gusto lì. Sì. Piace la Scat che caccia queste piccole perle che non è da sottovalutare. Infatti, appena sarà possibile acquistarla sul sito, vi dico la prenderemo. Esatto. Qua c'è Arianna e Laura, saluti, noi ci vediamo ciao. Più tardi, finiamo il video. Ciao. E adesso arriviamo, penso, forse al momento forse più importante che l'anno scorso non era presente presso il Carpitali, sì. Dello stand di corda con tutte le novità. E soprattutto già un reparto solamente per i go. E adesso famosissimi della corda. Adesso andiamo a vedere perché Carmine ha preso possesso anche di questo video. Ha preso come possesso volta, di tutto. Quindi gli facciamo fare tutto. Lì tutta la carrellata. Se non avete visto ieri nelle storie, tutto quell'angolo esatto. Lì era pieno zeppo di go. Sì. E stamattina anche tutta quella parte là, tutta sì. La parte sotto, tutta la parte sopra. Ragazzi, sono andati molto. Praticamente a ruba. La corda sta cacciando qualche prodottino interessante, qualche go così. Io non li amo, non li uso mai, sono utili, uso la boilers in purezza così com'è in purezza e i risultati li ho lo stesso, però perché li usa e parere di tutti gli altri sì, danno sì. Ottimi risultati nelle bombette, nel pellet o nel dippare le boilers. Esatto, poi abbiamo tutta la parte di corda con le cose nuove, mainline, eccetera, eccetera, sì, eccetera, sì. Eccetera. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Allo stand sì. Snack. Sì. Come avete già visto in entrambi i video sui nostri canali, sì. Al Carfishing Awards. Sì. A Wanna Skepsis Alright. Sì, abbiamo dice. Provato di persona il 250, ma aspetta, quello baiolato che non so sì. Dove cazzo sia. Non c'è. O forse è laggiù. Oppure, vabbè, so. Ci sarà. Eccolo lassù. Quello là. No, quello è 320. 320, ah boh. Comunque, quello lì era il paiolato. Sì, quello era il paiolato, tanta roba. E alla fine... Mi ricorda ancora l'emozione e il brivido di guidare quel gommone lì. Bello, Ho calato anche una gara e ci ho fatto anche un pesce. Non è mica roba da poco. Comunque, Snagbot, ragazzi, qua... Poi quest'anno la cosa forse non più figa, ma non so bene le caratteristiche, le varie differenze, ma... Questo. Ho visto. Ho visto. Una ripresa fantastica. Mi piace. Tanta roba. 2,30, né troppo grande né troppo piccolo. No, ci sta. Che hai visto qui anche tu? È la famosissima sacca che abbiamo visto che ha messo in World. Che se non mi sbaglio, dalle storie Instagram si è tornata disponibile sul sito sì. E penso che sia una delle più belle perché. Io boh, c'entra il mio veramente grande ed è perfetta per fare le foto in acqua. Comunque il paiolato è qua. Eccolo! Il 2,50 paiolato. Qua. Che emozioni provi? Come gommone provato l'altra volta, giustamente in una condizione piccola, sì. Però fanno degli ottimi gommoni, tante novità che ho visto che hanno portato, bello. Alla fine, prima o poi, un grande lago che non serve. Possiamo dire niente ora. Spoiler! Spoiler anche oggi, va bene, siamo fatti così. Allora adesso andiamo in uno stand, sì. Uno dei migliori che ci esatto. Possa essere al Carpitali, che giustamente è quello della Truit. Qua sì. Possiamo trovare in esposizione tutto il merchandising. Dai cappellini femminili e non, cappelli con la visiera, le magliette che non vi potete assolutamente perdere,
tutte le linee delle palline, molto semplici, quattro palline, quattro mix diversi, due tipologie di mix, acqua fredda e acqua calda, molto semplicemente. Pulito, semplice. Molto semplicemente. Le All Fish, le mie seconde preferite, KPL, stanno nel mio corazon, con annesse Atmosphere, Hookbait e Pop-Up, ovviamente le Holy Spice, una pallina che non vuoi né troppo pesce né... è lei. E poi c'è la versione, quella lì diciamo un attimino più fresca, più da aperitivo, capito? Sai cos'è quando bevi lo spritz? Ma non è una roba leggera. Enjoy. Tiger, banana e fragola, veramente. Semplice. E il pesce arriva su, si beve lo spritzetto con poi te. Poi è una pallina che è perfetta perché tu la puoi prendere e te la puoi mangiare. Semplice. Buonissima. Abbiamo tutta quanta i picchetti in acciaio inox della Pro Steel. Carmine è sempre comunque sul pezzo nel mangiare palline, cose. Beh, sto mangiando palline da in tutti gli stand praticamente. Ma è normale, il prodotto va assaggiato. Ti piace il fatto che sono li vedo molto molto resistenti, robusti. Ah, sì, sì. Li vedo molto belli, ma sì. Adesso andiamo a rompere un pochino le balle a Carlo. Sei tornato nello stand. Sei tornato nello stand, perché anche lui ha un canale, porta anche lui veramente contenuti a base di Overcarp, dato che lui è con Overcarp. Sì. Niente, siamo curiosi. Sì, sì, io sì, sono sì. curioso quanto. Eccolo. Eccolo qua. Ci è arrivata voce che è uscito un nuovo gusto. Esatto. Multifish. Ok. Allora ti chiedo solo una cosa, come hanno già visto nelle immagini, è commestibile, lo posso mangiare? Sì, sì. Pizzichetto di sale e un filo d'olio. A posto. Ci Qual siamo. È questa qua? Acciuga e salmone, pizzichetto d'olio. È vero? Buona. Salata, Non buone. Le palline col salmone mi sono sempre piaciute. Buone. Buone. Sai cosa mi ricorda? Le pink. La base di partenza di questo di questa boiler è appunto la vecchia salmon, quella rosa, e quella verde è l'overcream. Poi l'aroma è rimasto il salmone con l'acciuga, mentre l'overcream è rimasta diciamo la come farina. È molto salata, spero che faccia faville, me lo auguro. Mamma mia. Praticamente sembra quasi una video ricetta. Esatto. Sì, praticamente. Un gusto forte. Buona però. No, più che altro perché palline con a salmone o comunque con un po' di salmone all'interno non se ne trova. Poi non c'è dolcificante, solo salata. Solo salata. E fa anche solo la conservante questa. Sai cosa succede in questo momento? Che io ovviamente, e lo ripeto anche qua, ovviamente vado ad acquistare un barattolo, appunto. Bilanciate, uno di bilanciate. 16, 20, 26, 20. Oh. Sotto al 24 mm, è feeder. Pago al volo e proviamo anche questo, che mi piace la cosa. Giretto da Overcarp fatto, quel gusto là appena mi ha fatto annusare le palline. È proprio salmone. Sì. Bello nel naso. Noi abbiamo fatto il giro di tutto, non manca nulla. L'unica cosa che manca adesso è per una birra, magari una di quelle volte. Quella andiamo a berla. Andiamo a prenderci una birra del carpista. Bene, noi andiamo un attimo adesso a prenderci da bere da mangiare al volo. Ci vediamo tra poco. In tutto ciò stavamo programmando una pescata, ma sarebbe un piccolo spoiler da fare insieme a, ovviamente, al Car Fishing Family. Ok. Spoiler degli spoiler. Stavamo già pensando a una location, giustamente per una questione di comodità non sarà wild, ma capiteci, è possibile fare in un posto wild, perché fare un video e tutto ovviamente è difficilissimo. Ma pensando in un lago, la location l'abbiamo già immaginata, verrà a Rubino. Ancora non diciamo niente. No, dico solamente un lago bello, pesci, ci sono anche pesci importanti, molto importanti, quindi rimanete connessi. E per tutti gli aggiornamenti vi invito a seguirci su Instagram. E dove trovano il link? Qui sotto in descrizione. E dov'è la descrizione? Qua. Perfetto. Bene, ormai sta finendo anche la fiera, infatti come vedete qua in giro si sta svuotando tutto. Io ho perso Arianna, ho fatto un po' di acquisti, due cose, era di roba interessante. Volevo fermarmi da Linea Più perché abbiamo la picchetteria nuova insieme al nostro Cico di Linea Più, che ci spiega il volo. Perché la nostra prerogativa è rivalutare il prodotto artigiano italiano, quindi sono prodotti artigianali, prodotti che possono durare una vita, saldati completamente a TIG, sia la punta è saldata, sia i due attacchi completamente saldati, ogni pezzo è realizzato a mano, anche la vite è realizzata da artigiani italiani. La particolarità di un prodotto artigiano italiano è che innanzitutto la garanzia che si riesce a offrire e in secondo è la personalizzazione del prodotto. Noi abbiamo delle misure standard
però diciamo ognuno può richiedere la misura che vuole. Stiamo realizzando anche dei buzzer bar, al momento abbiamo questi con lo sgancio rapido ferito e la possibilità di attacco su tutte le viti, quindi possibilità okay. del doppio picchietto su tutti, su tutta la tipologia di picchietti. Questi sono i distance stick, vabbè, classici sì, sì, per sì. misurare. Abbiamo creato un supporto da pontile realizzato completamente da pieno. In più abbiamo trovato un artigiano che riesce ad accontentarci anche questo. Gli indicatori visivi con sistema a calamita, catenella in acciaio, attacco in acciaio, pesetti in acciaio, tutte a bulloneria in acciaio e sistema a calamita che si adatta a qualsiasi diametro sì, di sì. filo. Questo è qua. Noi crediamo molto nel Made in Italy, quindi speriamo sì, sì, possa sì. avere una bella rivalutazione. Adesso io do anche un'occhiata ai nuovi prodottini là, che mi interessa molto, e poi continuo il giro. Intanto grazie mille. Grazie a te Alessandro. Siamo qua con Carlo di Montecol e raccontami un attimo che Bene. Cosa è uscito quest'anno e raccontami anche un po' dell'azienda, un po' di te, insomma. Allora, dal 2018 diciamo che sono titolare dell'azienda e finalmente quest'anno, oltre ad aver ampliato tutto quanto il mondo della linea Egviso agli scorsi anni, abbiamo deciso di aggiungere due chicche come novità, soprattutto una linea completa della linea Speed. Allora, per quanto riguarda l'aggiunta, quindi il finale, non quasi finito, ok? Sempre work in progress. Dato che manca un posticino, ci sarà qualcosa per il 2025, segreto. Ho deciso di produrre la linea Krill completa, quindi okay. inserendo anche le top da chilo. Okay. Sono sempre della linea Top Speed Soluble, quindi in fin dei conti una pallina molto molto veloce. In questo caso si parla di un krill, la composizione sicuramente di una polpa di krill, molto molto buona. Allo stesso tempo aggiunta con del rabbia red, del crayfish, quindi gambero di tonno macinato all'interno, e successivamente una piccola parte di spezie. Una pallina molto molto appetibile, sicuramente saprà dare grossi risultati insomma a tutti quanti gli ambienti dal punto di vista gare. Esatto, compagnia. ho capito, sì sì sì, interessante. Novità questa... dell'anno totale 2024, abbiamo Royal Secret, okay. è uno sviluppo di un'esca da quinquennale, si può parlare, quindi 5 anni di sviluppo sull'esca. Aromatizzazione che non svegliamo appunto dal nome Royal Secret. Si parla di un beard fish in questo caso, okay. con una grossa parte di tiger all'interno, quindi possiamo definirlo quasi un natty krill, quindi krill e farina di tiger fanno la componente primaria. In aggiunta abbiamo inserito una parte di peanut, quindi estratto di arachide salato all'interno. Buono. Composizione aromatica, si parla di 12 aromi okay. che la compongono, 8 basici, 2 aromi acidi e 2 alcolici. Molto molto interessante, un'esca assolutamente da provare. Bene, intanto io ti ringrazio e ti lascio continuare ovviamente alla prossima. Col resto e alla prossima. Niente. Ciao. Ciao ciao. Fine fiera come l'anno scorso. Adesso noi stiamo uscendo e poi fuori vi do le considerazioni finali. Bene ragazzi, casa, siamo a casa. Carpitali 2024 finito per me, e domani sarà l'altro giorno di fiera, quindi il Carpitali realmente finirà domani. Hanno due considerazioni super veloci sui Carpitali. Ho visto finalmente prodotti nuovi, c'era bisogno insomma di avere qualche piccolo rinfresco. Un grazie assoluto anche alle aziende che hanno dedicato 5 minuti per spiegarmi i loro prodotti, è molto interessante. È stata una super giornata, è stato anche bello finalmente vedere le aziende che si sono messe in gioco nei social. Abbiamo visto un sacco di contenuti creati dalle aziende nei giorni scorsi e anche durante la fiera ho visto parecchie persone creare contenuti. Carmine, grazie mille per avermi accompagnato in questa avventura durante il giro della fiera, è stata una cosa divertentissima. Un grazie anche ad Arianna che è venuta via con me, che è qui davanti a me, ossia dietro la telecamera. Ciao Arianna. Un grazie anche a tutti quelli che mi hanno fermato, tutti quelli con cui abbiamo fatto foto, video, eccetera, eccetera. Trovate tutto qua sotto in descrizione con il link di Instagram, trovate tutto quanto lì. Faccio vedere gli acquisti fatti. Quest'anno, finalmente, alcune aziende hanno presentato prodotti nuovi e che vi porterò nel canale perché sono molto curioso. Essendo cliente anch'io delle stesse aziende, ovviamente sono andato a chiedere informazioni sui prodotti e a scovare tutte piccole cose. Come prima cosa abbiamo S-Line con la nuova pallina Dark che spezie acido butirrico, cioè... Ho provato quasi tutto di S-Line e devo dire che a me piace come azienda, quindi sì, proveremo anche questo. Io ho preso semplicemente delle bilanciate del 14, le userò in bombetta come ho sempre fatto anche con altri prodotti di S-Line. Overcarp ritorna nel mercato con un prodotto nuovo dopo qualche anno che erano sempre le solite palline che hanno sempre funzionato di over. Quest'anno si presenta con questo multifish, parlando un po' anche con Carlo, che ovviamente ringrazio per la spiegazione.
stagione e se vedrai questo video, ciao Carlo, ci vediamo alla prossima. Niente, questo è un grandissimo mix delle vecchie salmon. Per chi non conosce le salmon, erano quelle palline di overcarp rosa che sapevano solo da salmone e pepe ed erano buonissime. Cioè proprio... Madonna, salmone affumicato, tanta roba. Carlo mi ha spiegato che è una pallina molto molto salata. Proveremo anche queste bilanciate del 20 mm. Ho visto la pubblicità di Linea Più che avrebbe presentato queste nuove ultra boilers direttamente al Carpitali. Sono andato da Cico e se vede questo video saluto e ringrazio per la spiegazione super tecnica e dettagliata. Qui vi invito ragazzi a utilizzare queste fiere per andare a parlare con i produttori e andare a chiedere qualsiasi cosa vogliate chiedere, andate lì, non fatevi problemi, sono lì apposta per molti, sono ben felici di spiegarvi tutto quello che ci sta dietro. Due nuove aromatizzazioni delle palline, una è al crab e asa fetida, andremo a vedere che cosa succede e di qua anche pineapple, sempre linea ultra boilers, poi ovviamente il nuovo ultra amino, andremo a provarle anche queste e vi porterò ovviamente le considerazioni sul prodotto. Ho visto la pubblicità poi di Shark, azienda che io ho utilizzato anni fa, in cui avevo già provato queste boilers. Sono andato a prendere lo starter pack. Allora, nello starter pack qua di Shark, presentato solo per la fiera, che però io sinceramente mi auguro lascino anche più avanti, questo non lo so, però il kit mi sembra molto interessante per fare sessioni veloci. Lo starter pack comprende una scatolina di wafers, 300 grammi di stick mix, questo ovviamente la configurazione alla banana che ho scelto io, abbiamo mezzo chilo di tritolo, ossia il loro pelle con pelle di diversi diametri e contiene dentro anche del sale, e poi abbiamo 400 grammi, quattro cose all'interno, abbiamo la possibilità di provare più prodotti, ovviamente io vi porterò le mie considerazioni di diversi acquisti fatti qui al Carpitali 2024. Cos'altro dire? Assolutamente niente. Spero che anche voi vi siate divertiti in fiera. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa avete combinato in fiera, cosa avete acquistato e ovviamente se avete qualche consiglio nell'utilizzo dei prodotti che vi ho fatto vedere, che sono quelli che ho acquistato io. Questo video lo concludiamo qui. Tante belle cose. Tante belle cose. Lasciate un like, lasciate un commento e per tutti gli aggiornamenti noi ci vediamo come al solito su Instagram. Quindi, buonanotte. Ciao Fioi! Ciao. Trees.